L'Università di Cagliari ha presentato nei giorni scorsi il Centro per l'Umanistica Digitale dell'Università, appunto, del Capoluogo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. DH.unica.it è una piattaforma digitale che consente l'organizzazione scientifica dei materiali prodotti dagli studiosi nel corso delle loro ricerche. È una piattaforma che è pensata per costituire la base, appunto, di un centro il cui obiettivo sarà la formazione dei ricercatori e degli studenti, la formazione di nuovi umanisti digitali, cioè di umanisti, scienziati dell'archivio, della ricerca storica, geografica, musicale, etnomusicale, del cinema, tutti che sono in grado di governare i principali strumenti digitali che necessari all'organizzazione della loro ricerca e, una volta che la ricerca è terminata, la disseminazione presso il pubblico generalista dei principali risultati, appunto, di questa ricerca. Cosa vi ha spinto a organizzare una piattaforma di questo genere? Ci ha spinto l'esigenza di organizzare questi materiali che spesso rimangono nei nostri cassetti, perché la ricerca produce libri, produce saggi, ma produce tutta una serie di altri materiali di preparazione del risultato finale della ricerca che hanno anch'essi un valore importante, un valore culturale, un valore per la ricerca e anche un valore per la divulgazione. Questa piattaforma ci permette di pubblicare non solo i risultati ultimi della ricerca, ma anche i materiali che emergono dalla ricerca stessa, di organizzarli in maniera scientifica e di metterli a disposizione del pubblico. Ecco, spieghiamo per non gli addetti ai lavori come funziona in maniera molto semplice. Il DH Unica è diviso in diversi ambiti: storia, archivistica, cinema, geografia, musica, poi se ne potranno aggiungere successivamente altri. Ogni ambito ha un suo coordinatore e ogni ambito sviluppa dei progetti di ricerca. Abbiamo delle raccolte dei canti tradizionali della Sardegna, abbiamo delle raccolte che riguardano la storia del territorio, abbiamo dei progetti che riguardano l'organizzazione degli archivi, la descrizione degli archivi, la produzione multimediale, quindi il cinema, gli audiovideo, che molti di questi progetti sono relativi alla storia, alle identità, ai sentimenti, ai valori anche che riguardano il territorio sardo, perché questa è un'università radicata sul territorio che con questo strumento punta a rafforzare la sua presenza e la sua capacità di far conoscere alla gente, alle persone, al pubblico ciò che si fa all'università. Ecco, la piattaforma è disponibile anche per non gli studenti, diciamo, gli studiosi? Certo, la piattaforma è online, quindi è liberamente consultabile da chiunque, dh.unica.it, e si può navigare nei diversi ambiti. È un progetto in pieno sviluppo, quindi nel corso dei prossimi mesi sicuramente ci saranno anche ulteriori novità. Ecco, l'Università di Cagliari da tempo sta implementando la digitalizzazione dei suoi progetti. Questo cosa vuol dire? Questo significa, come dire, allinearsi a quelli che sono anche gli standard contemporanei, la capacità di poter dialogare con altre piattaforme, di potersi integrare con altri progetti europei e internazionali della ricerca. Significa fornire anche agli studenti una didattica innovativa che è in grado di affiancare alle tradizionali e consolidate metodologie della ricerca anche la capacità di utilizzare gli strumenti digitali. Quindi mettere gli umanisti al centro del processo di transizione verso la civiltà digitale che stiamo vivendo tutti quanti.